caserra. Buongiorno signora Teresa, oggi è di San Nicola. Come mai lei tutti gli anni prepara la forgia per distribuire gli ammalati e i ragazzi nella scuola? Non è una tradizione, è San Nicola che te fa. Perché una volta a mattare ruoti, ti richiami in mattare assai. Non c'è via, non potevano ci andare là, non potevano fare niente. E allora buttavano a San Nicola. Abbiamo ci mandato in scuola a materia, abbiamo fatto un diamo, hanno rano, povera gente. E allora, e poi, questa era la tradizione, hanno appoggiato per tanto ancora, a un tempo. Poi quando abbiamo fatto a me. Facciamo questa cosa. La gente, i poverieri che hanno tutti i poverieri, perché non è niente. Il morciami e i ricchi che hanno distribuito ai poveri. E allora Santa Nicola, c'era perché non stavo io, avevo venuto a venirti. Non sono ancora tanti a questi, vedi? Ado, tanti a questi faccia la cucinata, c'è un buon cucino già. Non mi danno cucinata, sono io. Per quando si crede che molti credono niente. Che una volta c'erano i materi ruoti. I materi ruoti. A votare una sono ancora. Un scuola a materia, c'è una borgia. E si fa di un onore di San Nicola, vero? Sì, c'è un onore di San Nicola, c'è tutto l'anno. E dopo che se lo mangia? San Nicola, non c'è via. E io San Nicola, non c'è via. San Nicola, perché non è così, e così San Nicola. La vediamo che c'è un'altra senza io. San Nicola, una volta che c'era fede. Ma andava fede, ma che lo signore c'è voi. Per non guardarmi. Quindi era rano? E dove stavano? A porta aperta si era, no, stavano aperto io la porta, che c'era il cavolo di Santa Nicola. Allora io non, quando c'era fede, cioè sì, Santa Nicola abitava con Santa Nicola. Quindi chi era questo? Indiano e rano. Indiano e rano. Ma ecco, e cose massimo sono... E allora? Allora niente. Ti c'è la giù mai a voi? Ah, non c'è la giù, a giù lei c'è la cuore. 12 e mezzo. 12 e mezzo. Buon, ci arrivi la nanna. Ecco, non è che c'è, la nanna sarà la cuccia. Ovviamente c'è la Maria. Due con Teresa, la Saratina, che si è finito il cuccio. Ex di lui, e dopo che la piazza la signorina, cuccia il tuo. La signorina. Cappuccino da patrì. Mi cuccia, la da porta. E tu andiamo a ciò. Buon inglese, dica. Se no come ci devo, mi chiede da Maria. Un piatto o no, Maria? No, Maria, come ti chiama? Perché potete parlare, che non è perfetto. Non è proprio. Sto preparando tutto a Teresa. Maria, non è Gerusalemme. Diciamo, come andate in Australia? A Giovanni, bravo, no? In Australia sei andato? No, in Europa era uno lì. In Australia io c'ho il fratello. Sì. Aspettate un momento. Sì. Ed è la porgia. Che bello sulla parola. Mamma. Dai! Riccardo! Chiamate quelli di dietro! Dietro, venite!
male, San Nicola mi tiene. Pietro, vieni davanti. Questo. Sì, ne stai, va. Dai. Siamo pronti? Ci siete tutti? Sì, professoressa Maratto. Ma io ti spiego, dai. Forse ah, a prendi. Ma tanto vanno. Spiegate come si dice, ah, c'è Dio. No, dai. Come si fa, c'è chi ha porgia? Ah, porgia, che è tradizione di Santo Nicola, dai. Spiegateci come si fa. Vedete bene che così ne c'è tutto in tavo. Dai. I piccolini avanti. Dove gridare? E viva San Nicola! No, i che erano i ricconi, i miei signori, che erano battaglia stai. Hanno battaglia stai. E allora, che non sono, non ci sono. Allora, che erano battaglia per mostrare queste cose. E poveri. Sì. Allora si era porgia, la mattina quando giornava, ce l'avevano che pieno i poveri, non ce l'avevano più, c'erano te, non ce la mangiano, non c'era niente, altro. Ma mi ha fede, non c'erano una pria senza le poveri. Avete visto la traduzione di una volta? Sì. Si muove tanta fede. A posto? Allora, mo facciamo una preghiera e benediciamo, dai. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, benedici noi questo cibo che stiamo per prendere e mantenerci sempre nel tuo santo servizio. Benedici la preparata, rendici più disponibili con chi non ne ha. Amen. Questo è lo spirito di San Nicola, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon appetito! Grazie! Aspettate, dai! Io ho detto che io li preparo prima e Pizzo ci sverta. I fulcri. C'è un sacco, c'è. Vendite, ah, Maria, non mi chiedi, mi piglio con aiuto. C'è un sacco. Dai. Ancora la mano, dai. Eh sì, perché l'altro bambino si è saltato da scala, erano. Lo mangio io e ecco qua. Lo mangio per mamma, per sua, no, per tutti. 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 Per
Ah, no, sono pronto, Claudio, dai! Che me ne passa? E professore, dai, dai! Andiamo, via, come su Gino c'è già Hami. Ah, il professore, no, non so, ma già. Il professore di musica, il professore di musica. Vabbè, ci muci, grazie. Gianfra, Anna, è venuta in casa. Don Giovanni. Sì, sì. La fuoco non c'è andata fuoco. Ma Teresa, andava a casa, dammi una ragazza. Ti piace? Va bene, ok. Certo, è un piacere. Complimenti, complimenti, è buona, non l'ho mai quando, quando di no, vieni bella, vieni. La volete ancora? C'è l'acqua. Maria, mi vende. Grazie. E allora, ma la vita è una cosa manco. Una giornata molto importante. San Nicola è stato un grande vescovo. E queste tradizioni, io sono passato stamattina per puro casualità qua, questa bontà di cereali che fa bene veramente all'umanità. Mamma mia. È ricca di amore e di fede, perché inizia il Santo Natale. E noi ringraziamo questa grande donna, santa donna, la signora Pizzonia, che ha la bontà di darci quelle tradizioni popolari. Viva Gesù Bambino, il Redentore, e viva San Nicola di Bari. Grazie. Bravo. Bravo, che bravo! Sono Nicola di Bari. Non chiesto prima. Non avete figlio? Una musulmana ha già tutto, ed è meglio. Ho fatto il buono da puro. Caso, ne vedi? Bianco sì, però non capite quanto da voi. Una campanella la campanella. Non la mette la Bibbia. Non la mette un palloncino. Allora, vado a dire una cosa, panettiere, sapete dove è panettiere? Tutto il paese è coinvolto per la natività di Gesù Bambino. Tutto il paese. Vado? Allora, fuori c'è il sole, vedi che bella, bella giornata, no? Nella musica ci vuole la poesia, l'armonia. Ti ricordo bene un grande concerto del barbiere di Siviglia. Brindiamo tutto Francavilla! Bravo! Ancora vero! Sei pure vinto! Salute! Sì, Torino, vedi? E con gioia e allegria prendiamo sito con Pizzonia. Viva! Va bene, mangi di più che io. La signora, mangi di più che io, che sta a mangiare. A chi manca ancora? C'è mettetemi di lato che vi spiego la tradizione, dai. Spiega la tradizione, ma pronto. Porgere significa, secondo me, deriva da... Offrire. Allora, siccome che la gente una volta c'è troppa gente povera, non che adesso ne manca, ce n'è più di allora. Allora, quelli che erano più benestanti, che avevano la cosiddetta masseria, cioè la campagna, provvedevano a fare in onore di San Nicola
una, diciamo, un tegame, oppure in dialetto una pignata, una pignata, che sarebbe, allora si metteva un giorno prima del 6, cioè ieri. Si metteva a mollo il grano e il campurro in dialetto scostumato, in dialetto si chiama un diavolo. In italiano si chiama Grand Turk, in dialetto anche di giù si chiama diavolo. Si metteva a mollo nell'acqua il giorno prima. La sera poi si metteva nella pignata al focolare, perché non c'era il metano come adesso. No. Si metteva lì e la padrona della casa girava per farlo bollire. Con l'intenzione che la notte doveva passare San Nicola. Ma che c'è il pignato? A provare. Quale pignata? Quella lì è una pignata. Con l'intenzione che la notte doveva passare San Nicola ad assaggiare quella apogia, che poi o era fede o era stupidaggine o era non lo so che cosa, si lasciava perfino la porta aperta che doveva entrare San Nicola, si lasciava nella pignata o nel tegame il cucchiaio di legno, diciamo un pongato, mentre lei che San Nicola doveva assaggiare quella borgia, a volte entrò con un cane. Se mangiava quella borgia, e il cane quando mangi come fa? No. Il marito diceva alla moglie: oh Annita mia, usiento sotto San Nicola. Io che non vino cane che passo San Nicola. Che poi alla mattina quei poveri figli morti. Alla mattina quei poveri figli morti di fame andavano dal tegame che succedeva? Che i figli rimanevano digiuni, il cane serviva la pasta. Poi alla fine, poi inoltre c'era che i proprietari dei terreni cosiddetta massaria votavano a San Nicola se il prossimo anno a Santo Nicola, se il prossimo anno fai o mi fai una bella annata di Gran Turco, una bella annata di grano, io il prossimo anno ti faccio la porgia. Bravo! Allora, quelli che ci vogliono Avviso soldati, che gira via assunto. Va bene, dammi il sacco.